Se uno solo di voi proverà a pensare che questa è un'altra fottutissima recensione di un altro fottutissimo M4, io ti giuro che ti vengo a prendere a casa. Questo non è un M4, ma è un HK 416 D. 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 Oddio, ma oddio. Questo è un fucile fatto dalla Umarex, ok? Fatto anzi dalla VFC su concessione Umarex. Perché Umarex? Per il paintball. Esattamente, perché ovviamente noi siamo un canale di paintball, SMTR Soft tratta fucile a paintball, così per fottere la gente, no? Così ma tu ci rimani le mani dopo. La Umarex ha in licenza i loghi della HK. Brutti, fan cacare. Brutti, proprio, brutti. Brutti. Bruttissimi. Quindi cosa ha fatto Umarex? Dato che ha i loghi HK, ha chiesto alla VFC di fabbricare il fucile. Quindi, meccanica VFC con loghi Umarex. Perfetto? E con questo abbiamo appurato. Il fucile, la controparte vera, la controparte reale, è identica a questa. In tutto e per tutto, il peso è identico. Non cambia di una virgola. L'hanno studiato veramente bene. È monolitico. Ecco, faccio la recensione del set, però non lo dico a me che mi piace. No, devo far vedere, sì. Sì, sì, tu faccio vedere. Ha avuto un'erezione, sì. Spero che non si veda. Non si vede, no, per quello ho alzato la videocamera rispetto a prima. Faccio la recensione. Ma ho bisogno. Allora, abbiamo un calcio in abbiace scadente. Ovviamente falso, cioè anche non è neanche quello, non c'ha i loghi HK, no? Niente, dai, fundello in gomma è perché si apre da... No. Oh! Molto facile, no. Basta girarlo, tu lo apri, lo rimetti così in maniera molto carina e coccolosa e lo richiudi. Domani lo ordino, basta. Molto bello. Però, qua non ti faccio parlare, sono un cazzo tuo. Va bene. Qua, guarda questa cosa qua. Vado, l'ho già notato anch'io, vai tranquillo. Esattamente. Quindi, bello il fucile, ma da qua in avanti, cioè, okay. Perché... Okay. Cosa sta facendo? Niente. Sta già spoilerando delle cose, no? Sta già spoilerando delle cose. Fate allora, tenendo ancora il calcio, abbiamo 5 posizioni. Vabbè, classico, per pigiare qui sotto e... Grazie. Ormai sono a carnevale, faccio un po' il pagliaccio. Ogni scherzo vale, il problema è perché hai tutto qualcosa per terra. Poi sono 20 euro di spedi fiamma. Continua. Bene. Allora, poi altre parti in plastica, che ce ne sono veramente poche. Oltre al calcio abbiamo la grip, che è una cazzuta grip. Sì. Non è una grip cinese, eh. Perché zigrinata. Poi ha questa scaletta proprio perfetta. Cioè, che sinceramente non mi piace. Guarda il primo motivo. Anche a me piace. Perché mi va a infilarsi proprio qua, in mezzo all'indice. È l'unica cosa che boccio io. In mezzo al medio all'indice, vabbè. Vabbè, dipende dalle mani, ragazzi. Avete le mani piccole come le mie, purtroppo troverete difficoltà a impugnare questo fucile in maniera molto comoda. Allora. Se avete i guanti, no. Infatti, con i guanti è una goduria. Come ogni Colt, il selettore è sulla sinistra, quindi è solo per destri. Parte da qua o parte da più indietro? Non so. Spero che tu l'abbia fatta apposta, vero? Ovvio che sì. Ok, perfetto. Allora, selettore. Non è un M4! Ok, scusate. Allora, questo M4 ha il selettore sulla sinistra, come ogni Colt, dicevo. Ok, anche se i loghi li troviamo anche sulla destra. Ok? Io direi... Stia calmo. Io sono calmissimo. Il segnettino lì, il logo della raffica, è come quello della controparte reale che c'è scritto appunto 30, ok? Poi per il resto abbiamo il catch funzionante, tiriamo indietro l'otturatore, lo sportellino, vabbè, si apre, rimane indietro e solito tastino del catch, pigiamo e torna in avanti. Duro! È molto duro, infatti, è molto duro. Molto duro. Molto duro. Tutto molto duro, se possiamo uscire. Che dire del flottante? Da 9. È stupendo. Sì. È,
è stupendo. Ha fatto il CNC, è possibile non abbia fatto il CNC. Nessun tipo di sbavatura, nessun tipo di nulla. È pieno di loghi, come abbiamo detto prima. C'è anche due O-ring qua, fine filetto, e uno qua, per evitare giochi. Veramente si assesta che è una meraviglia. Di là, assurdo. Cioè, queste cose nei cinesi non le trovate. Entra duro, lo spegni in fiamma. Raga, fino in fondo. Lo pagate 400 euro, ma sono 400 euro, che puttana miseria, li paghi da Dio. Sono pagati da Dio, sono pagati. Allora. Cioè. Io sto notando il portacinghi, che ne abbiamo due, sia del lato sinistro che destro, davanti, quando finisce per la cinghia, due punti. A due punti, perché le altre due cinghie le troviamo nel calcio. Invece qui, ovviamente, non c'è. Io amante della cinghia a un punto, anche te, di dopo. Devo comprarlo. È una lotta dolente, però... Ecco, diciamo prima che non bestemmiamo, però vabbè. È scusato. No, l'ho messo tanto, metterò di più, posso dire quello che voglio, perché qua ci stava, ragazzi. Cioè, qua quando te scappa. Esatto, cioè, esatto. Sono 9 anni che aspetto questo fucile qua io, Va bene nella mia collezione, sono 9 anni e finalmente ce l'ho fatta. A furia di pigliarlo nel culo, alla fine. Hai venduto un po' di fucili e ti sei ripreso questo bello. Non sono quelli, non sono quelli. Poi, come avete già visto, ha estratto l'out barrel, ovviamente, che è divisa in due pezzi, ovviamente la parte dentro al flottante e la parte esterna, che si può togliere e mettere quella corta. Però se togliamo questa ci sarà ancora un pezzo di canna, quindi dovremmo tagliare la canna, quindi quella canna interna, stiamo dicendo. Quindi la canna, basta cambiare la canna interna con una più piccola. Volendo sì un cazzo, come fai a tagliare la canna? Poi si deforma. Ma scusa, no, taglia direttamente qua, è buono. Ma da fare in culo? Incolli. Ma poi tagliare la canna. Ma vaffanculo, cazzo, fai a tagliare la canna? Si deforma la canna. Ma non si deforma. Ragazzi, non tagliate un cazzo, combattete una canna di precisione più piccola e così potete fare lo switch. Fategli sboroni. A seconda di dove volete giocare. Fategli sboroni, prendete un altro flottante, un altro up receiver, tirate via il pernino e cambiate, no? Beh, buon gioco. Quello è geniale. Spendete altri 300 euro, ma non è un problema. Tanto i fucili sono la. Tanto sai, sapete come si dice, no? Se compri 400 euro di fucile vuol dire che caghi soldi dal culo, quindi non è un problema, no? Cioè, non hai venduto 3 fucili per cambiare. No, 4 fucili per questo. L'ultima cosa, basta. Oggi c'è proprio Michele lanciato. Basta, non si ferma più in treno. Io non ho mai trovato un selettore più, cioè, preciso così, cioè, assurdo. Assurdo. Bello. Cioè... Sì. Ma no, come cazzo spalto un cibo? E tanto poi... Adesso! Boh, la recensione è finita, un saluto da te. No, Mirini, tocca a lei, Mirini. No, dicevo che ho inculato stare di qua, perché dite tutto voi e poi a me non rimane un cazzo. Io ho detto un cazzo, l'ho detto oggi, figa, non ho parlato. È strano, Parli un po' di Mirini. Lei è un cecchino. Ragazzuoli, io primo impatto prendendo in braccio questo bellissimo 416 è il peso. È veramente... Ci sta, perché è compatto, maneggevole e non pesa un assassinamento. Le tacche di mira, beh, tanta roba. Le tacche di mira sono veramente fighe e tanta roba. Quella anteriore è fissa? Quella anteriore è fissa, quella posteriore è fissa anche lei. No, rettifico. No, quella lì è regolabile. Regolare. Alzate deriva e anche il foro per mirare in lunga distanza e in corta distanza. Ci sono ben 4 fori diversi, a seconda del tiratore di come si trova meglio. Che poi risolvere così, alla fine. Esatto. La distanza non c'è un cazzo. Ma no, ci si pianta un bel ACOG, EOTEC, un mirino comunque, un doppio. E ora, cari ragazzi, la nota, possiamo dire, dolente, posso uscire. Nota dolente, attenzione. Secondo me è una nota super dolente, perché la nota dolente è questa. I caricatori. I caricatori originali di UFC Umarex. Che è un Colt, tra Che è un Colt, sì. Non hanno la lottrina sotto, infatti non l'ho ancora aperto, non l'aprirò quasi mai. È un mono? No, è un maggiorato, no. È corda? No, è un maggiorato, però non hai sotto la lotterina, perché? Vai con la perché? La Umarex ha detto, beh, facciamo il caricatore super comodo, super realistico. E non è che ci possiamo mettere sotto una lotterina del cazzo, brutta, no, vedete? Cosa hanno fatto allora? Buchino. Me lo dia. Buchino. Di questa parte. E buchino davanti. Con comodissima e grandissima
Vabbè, dai, apprezziamo lo sforzo. La levettina per infilare, girare, tipo frullatore, così si carica. È vero che, è vero che. È vero che secondo me gli dai una girata tipo te ripesca tutto. Il problema è che se perdi questa cosa qua, o te ne cerchi un'altra, ok, praticamente impossibile, perché non si comprano sfuse, no. O ti devi comprare un altro caricatore di questi che costano 30 euro. Quindi proprio si dovrebbe trovare un modo di chiudere questa qua, fare l'anello e attaccartela al tattico, che esatto. Farò in futuro, ma diretto, ho detto che fanno cagare, non comprerò mai questo, non è, anche se è perfettamente identico con gli stessi identici loghi, tranne per una mini scritta talmente piccola che non si vede neanche, però questo è un caricatore da 330 colpi con rotellina sotto, con effetto maracas, il classico, ma della Vortec. È perfettamente compatibile. Lo metti dentro, non si muovi di un millimetro, no, non ripesca tutti quanti. Prego. Ripesca tutti quanti. Ripesca tutti quanti, ragazzi. Hai i loghi come l'altro, quindi lo pagate decisamente di meno. Pesca uguale. I Walter costano 11 euro. No? 10-15 euro massimo, a seconda del sito dove li trovi. Costa un cazzo e va da Dio. Singolo, raffica, ripesca tutti. Quindi, raga, mi dico qua, non se può va. E l'altra cosa negativa, apri il vano batteria. Sì, tira su. Tira, staccalo. Tira. La forza c'è da... Aspetta. Ok. C'è un minimo di giù. Guarda bene il vano batteria. È piccolo. Sì, è parecchio piccolo. Oltre a essere piccolo, cioè, è rotondo. Bisogna mettere la batteria dedicata, perché ho idea che... Infatti ho dovuto mettere una batteria da tubo da 1100. La batteria doppia purtroppo non ci entra, perché... Descrivi i buchi per la batteria doppia. Ragazzoni, sono veramente piccoli, non c'entra un cazzo qua. Giusto una sigaretta da fumare tra una pausa e l'altra. Esattamente. E questo è un altro problema di questo fucile, a mio parere. Posso togliere la batteria? Certo. Facciamo vedere quella che hai messo tu. Ah, il fucile è acquistato da... .it. Da 1100 ci sta comodamente nel tubo centrale, sì. Però. Esatto, però... l'unica è metterlo nel tubo, che ovviamente è molto più grande rispetto ai fori del... Facciamo un po' di pubblicità? Beh, ovvio. Ma dai, ci sta allora. Ragazzi, fucile combattono la Nito Sotero. Ah, ok. E poi tac e te giri. Ok, l'ho visto. Quindi, raga, tirate le conclusioni del fucile. Allora, velocemente, beh, per essere un M4 ci sta. No, ragazzi, veramente un bel fucile. Come dicevamo, non ha giochi, comodo da imbracciare, compatto, non è pesantissimo. Le tacche di mira sono una figata, il ball catch pure. Il calcio è veramente dedicato, quindi è unico nel suo genere, a me piace tantissimo. Questa grip onestamente non mi piace, la cambierei se fosse il mio. Promosso, io direi approved. Poi ricordando la marca, che è un WFC, come interni qua ci siamo, non si sbaglia. Ultima cosa da dire, che il gruppo la rotellina del gruppo PAP è in plastica, che potrebbe, qualcuno potrebbe rimanere oddio cazzo in plastica, ma no, è un cazzo, è incredibile questo qua. Cioè è veramente veramente incredibile. La rotellina è millimetrica, sì. Ogni ticchettino tu lo vedi cambiare il pallino. Per ogni millimetro che tu sposti la rotellina tu vedi cambiare, quindi gruppo PAP incredibile. Il gruppo PAP, ricordiamo che è molto simile a quello dell'ICS con il rondellone grosso, che esattamente conico. Esatto. Boh, ragazzi. Non come i classici colt. Esattamente. Bravo, che troia di merda che sei io. Boh! Avete visto come spara questo fucile? Che dire, esse. Io porco. Bi porco. Io parco, ti porto io. Ti porto tu, sì, esatto. Porto io. È un cecchino sto fucile. Comunque, ricorda i gargiuli a casa di iscriversi, ma anche quelli non a casa, perché metti che sono in metro con l'iPhone. Iscrivetevi. Oggi un genio, ragazzi. Ovunque voi siate dovete iscrivervi. Perché? Perché noi siamo del gruppo di paintball. Ricordatevelo, paintball. SMT paintball. Oh, ragazzi, un bel pollice in su, 400 euro di fucile. Ha dovuto vendere dei fucili per avere un fucile. Scusami. Per amore. Se la tirava che ne aveva 13. Sì, no? Infatti. Ne avevo. Poi andate su Facebook, che anche lì ci sono tante altre belle cosine.
chiedeteci l'amicizia, perché non è una pagina, è un account. Oddio. Intanto Alce sta avendo... Stai su! Sta avendo un'erezione col suo fucile. Da paintball. Ah, da paintball. Ecco perché ha lasciato... È un M4 da paintball, comunque, per precisare. Ha lasciato il calcio con le batterie aperte. CO2. Posso anche usarlo così questo fucile qua, tranquillamente proprio. Per fargli capire la solidità. E basta. Al prossimo che dice un M4, no? Esattamente. Quanto fai su questo tenere i commenti? Bello sto M4, bello. Ma lo faranno. Ti venga a prendere a casa ognuno di voi, tanto ormai praticamente siete sempre i soliti che commentate più o meno. Sappiamo, quindi abbiamo stalkerizzato. Esattamente. Controllate nell'armadio quando scriverete tante solite M4 di merda questo. Io sarò già nell'armadio vostro, pronto. Niente, io ho finito. Adesso è tutto. M pure. Sì, anche. E ricordiamo... Stay angry, stay biru. Ciao raga. Mua. È dritto? Cioè, molto dritto. Questa sarà la recensione più ambigua che abbiamo mai fatto. Sì, finiamo forse. Sempre a parlare di lungo. Cazzo di pistolone neri qua, caricatori rettangolari. Ho ancora un fucile, ma uno. No, vabbè, ce l'hai, però non abbiamo 100, ancora beh, quindi voi avete uno. Che abbia severe tacche di mira che si possono regolare bene. Ci abbiamo perso mezz'ora a regolarle prima e non le abbiamo neanche regolate bene.